Ma va, ma Rosso che è ti pare che grasciato, faccia pure ragazzi. le valse? Guardate No, Rosso, guardate vabbè. Rosso che si sta scopando il muretto. No, voglio il video, Cristo, la prego, no. Guardatelo, guardatelo. È crashato. Dio buono. Bentornati, bentornati qui su Destiny e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì puntualissimo con i miei consigli esotici per gli acquisti dall'ottimo, buonissimo, fantastico, esaltante Xurrino che si trova in torre nella zona dell'oratore questo weekend. Bene, come al solito anche appuntamento con i vostri saluti. Ovviamente a fine video saluterò tutti quelli che hanno commentato nell'ultimo video. Quindi se volete salutare qualcuno o essere salutati da me medesimo, se vi interessa, lasciate un commento sotto questo video. Altra piccola comunicazione di servizio: a parte che ho raffreddore, febbre, ho di tutto, infatti sono stato un po' assente in questi giorni per questo, alle 18, verso le 17:30-18 di oggi faremo una live sulla demo di Prey. Quindi mi raccomando, non mancate, venite, perché ci sono veramente tante cose divertenti da dire. Poi insomma ci divertiremo nei commenti e faremo tante belle cose. Quindi vi ricordo, oggi 17:30-18, demo di Prey, un'ora di gioco, la prima ora di gioco. Xurrino, Xurrino caro, vediamo che cosa ci hai portato. Bene, allora cominciamo ovviamente dal titano. Pugni dell'immolazione, guanti lunghi esotici che sono stupendi, a me esteticamente piacciono, sono sempre piaciuti, ci sono già da un po' di tempo perché gli fanno praticamente delle spalle enormi, diventa deforme praticamente il titano. Piroacceleratore, quindi pezzo che ha senso utilizzare con la sottoclasse solare del titano. Ottieni la pira esplosiva dello spezzasole, che è un perk dello spezzasole. I nemici abbattuti, ovvero dal tuo martello, esplodono incendiando i nemici circostanti. Semplicemente, come succede in altri pezzi analoghi, anche di altre sottoclassi e di altri personaggi, grazie a questo pezzo avremo la pira esplosiva dello spezzasole sempre attiva e potremo quindi shiftare il perk della sottoclasse, come vi faccio vedere adesso, da pira esplosiva a fuoco tracciante, per esempio, o armata fiammante. Pira esplosiva rimarrà attivo di default, avendo equipaggiato quel pezzo. Diciamo che può essere un buon pezzo in quelle situazioni, appunto, dove ci sono i danni solari aumentati. Io l'ho usato proprio con il tracciamento, perché di fatto diventerete devastanti, seppur la sottoclasse solare, i martelli del titano siano stati nerfati proprio in una maniera pazzesca. Però per esempio nei raid a volte sono ancora utili, anche se di solito il titano è preferibile con la bolla nelle varie situazioni, challenge dei vari boss, eccetera eccetera. Quindi insomma, se vi piace usare la sottoclasse solare dei martelli del titano, acquistatelo e provatelo. Ma andiamo avanti. Cacciatore, cacciatore, un pezzo famosissimo, noto, probabilmente uno dei miei pezzi preferiti per il cacciatore, Radar Zuccone, che ci accompagna da Destiny Anno 1, assolutamente. Esteticamente così così, ma veramente utile, perlomeno nell'anno 1 e anche parzialmente nell'anno 2. Il suo perk intrinseco è sensore di scorta. Il radar è visibile quando si mira con le armi primarie. Va bene con tutte le sottoclassi, semplicemente utilizzando le armi primarie avrete sempre il radar visibile. È un po' come avere terzo occhio come perk di default su tutte le armi primarie. Questo sicuramente era perché vi ho detto era molto utile nell'anno 1, anche parzialmente nell'anno 2, perché non erano tantissime le armi ad avere, le armi primarie ad avere terzo occhio come perk. Adesso ci sono vari modi per poter avere il radar visibile con le armi primarie, ma sta di fatto che questo pezzo resta comunque uno di quelli più utili e generici, diciamo, per il cacciatore, senza andare nelle specifiche sottoclassi. Comunque è un buon pezzo, io vi consiglio di acquistarlo. Stregone, stregone, mente d'ossidiana, casco esotico che ha senso usare con la sottoclasse a vuoto dello stregone, un pezzo noto che io vi ho sempre
straconsigliato soprattutto in combinazione in build con il malvagio Karma, ma vediamo di nuovo perché. Perk intrinseco insaziabile. Le uccisioni con bomba nova riducono il recupero della prossima bomba nova. Semplicemente farete bomba nova su una serie di nemici, più nemici ucciderete con quella bomba nova, più energia della seconda bomba nova vi verrà ricaricata. Questo implica il fatto, per esempio in build con il malvagio Karma, della possibilità di avere praticamente bomba nova sempre spammabile, perché malvagio Karma con le uccisioni vi danno una piccola quantità di super energia, mente d'ossidiana vi dà la possibilità con le uccisioni di bomba nova di ricaricare la prossima bomba nova, di conseguenza avrete bomba nova da spammare in continuazione. È un ottimo pezzo. Veramente ve lo consiglio, vi consiglio anche di provare la build con il malvagio Karma. Tra l'altro trovate una recensione esotica dell'armatura dedicata a questo pezzo qui sul canale, e anche al malvagio Karma sempre qui sul canale, dove vi spiego e vi faccio vedere meglio tutta la build che vi ho descritto poco fa. Comunque è un ottimo pezzo che io per lo stregone ho sempre gradito utilizzare. Bello se preso singolarmente come estetica, anche se non bellissimo perché è molto piccolo, molto contenuto nella visione d'insieme delle varie armature dello stregone. Bene, passiamo all'arma trasgressore, arma da supporto esteticamente molto molto bella, che ha delle peculiarità: cadenza elevatissima, impatto sufficiente, gittata abbastanza buona, stabilità ricarica devastanti, un caricatore da 18 colpi. Peculiarità dell'arma, sì, la minaccia. Quest'arma spara raffiche di proiettili dalla precisione letale, in pratica è un po' come se fosse un impulsi, perché spara 3 o 4 proiettili, adesso non mi ricordo precisamente. Poi abbiamo rilevatore implacabile, le uccisioni aumentano la risoluzione del radar per breve tempo. Questo è un perk che io non ho spesso amato, perché insomma ha una condizione per essere utilizzato, però c'è chi si trova molto bene, al massimo provatelo, semplicemente aumenta la risoluzione dello schermo, del radar, va come se avesse uno zoom inferiore, quindi avrete una visione di campo maggiore. Impenitente, ricaricare dopo un'uccisione fornisce una super raffica più potente e duratura, e questo è veramente devastante. È un'arma interessante soprattutto per il crogiolo, ora come ora, visto che con i vari bilanciamenti che sono stati fatti nel crogiolo per le armi speciali, le armi da supporto adesso fanno da padrone, c'è gente che con le armi da supporto fa il disastro. Il trasgressore era già buono prima, queste peculiarità che ha lo rendono anche molto buono da poter utilizzare, anche se non si vede troppo spesso adesso nel crogiolo, almeno più che altro vedo altre armi da supporto, ma sicuramente va provato, perché se si sanno usare bene i suoi perk e concatenarli bene si può essere veramente devastanti, ripeto, soprattutto ora come ora nel crogiolo. Nel PvE per me lascia un po' il tempo che trova, ci sono tante altre scelte, pompa, cecchine eccetera eccetera, soprattutto per le challenge dove bisogna fare determinate cose ben specifiche. Quindi arma interessante. Vediamo anche l'engramma storico del weekend, engramma storico armatura corpo, che vi dà al 29 strane monete un'armatura dell'anno 1, se vi va provateci. Pacchetti di armi, che ricordo da un'arma e il decoro, un decoro dedicato all'arma. Questo weekend abbiamo il vituperio con disonore della tempesta come decoro e il telesto con vestigia persistenti come decoro sempre. Propulsore al plasma, smeraldo, sintesi pesanti, devo fare incetta, vedete mi sono portato un sacco di strane monete perché mi mancano, devo comprarne tante di sintesi pesanti sempre utili, 3 di oro, bene di consumo che vi dà la possibilità di droppare un engramma esotico dal prossimo ultra ucciso o dalla prossima partita completata nel crogiolo, semplicemente ne usate uno, se droppate esotico bene, altrimenti ne usate un altro e così via, aumentando sempre di più la possibilità. Aghi di vetro invece vi dà modo di cambiare i perk secondari delle sole armature esotiche e anche delle statistiche, per il perk intrinseco ovviamente rimarrà sempre lo stesso, tentate la fortuna se volete. Particella di luce e frammento esotico sempre per strane monete. Grande Xurrino, numero 1 Xurrino, guarda qua che roba, tutto contrito, nascosto
nel buio, io direi che potresti, chissà, nell'anno in Destiny 2, se ci sarai e come sarai, caro Xuri. Vabbè, dai, considerazione a parte, passiamo ai vostri saluti. Bene, bene, ma passiamo ai vostri saluti. Come sempre, vi saluto tutti quanti e grazie per il supporto a chi appunto è sempre presente sul canale, sulla pagina, su Twitch, su Telegram. Numeri uno, vi vogliamo e vi voglio bene. Rap Dusty Music, che ancora sta aspettando questa benedetta ultima parola. Ti saluto molto volentieri, mi spiace che Xurrino non l'abbia ancora portata. Saluto poi Ocropoid, ti saluto molto volentieri, ancora su PS3 mi dice, vabbè dai, magari con Destiny 2 che sarà anche su PC, magari sarà possibile anche un po' per più persone accedere appunto al nuovo capitolo di Destiny. Andiamo avanti poi, Respig86, ciao Respig, mi dice mi saluti così faccio invidia ai miei compagni. Ma con me fa invidia, io sono l'ultimo degli stronzi, dai, mannaggia. Se dovessi vedere, sono fermo a 2300 iscritti da 6 mesi, dovrei chiudere il canale se guardassi queste cose, mannaggia che non so YouTube che scherzi mi fa nell'ultimo periodo. Vabbè, lasciamo perdere che sono considerazioni della minchia. Io alla fine sono qui perché mi fa piacere esserci e mi diverto. Pietro Bressan, anche lui sta aspettando questa benedetta ultima parola. Ciao Pietro. Mi spiace ragazzi, ma fate una mail, una petizione alla Bungie per fargli portare l'ultima parola. A parte che l'ha portata con i decori, però sì, per avere la possibilità di acquistare ci vogliono anche le monete dei pezzi d'argento, avere l'ultima espansione, quindi sì, dai, volete che Xurrino vi porti l'ultima parola come arma. Vabbè. Poi saluto Beppino Uomoiela, che mi saluta e mi dice che si è innamorato di Destiny grazie a me. Grazie Beppino, sono lusingato, veramente ragazzi, sono lusingato. Saluto poi anche Destiny, che in realtà non mi chiede di essere salutato, ma mi fa una domanda che a me piace, anche queste domande anche un po' fuori contesto mi fanno sempre piacere. Qual è il tuo film preferito? Anche perché io amo il cinema, però è una domanda da $1,000,000. Ci devo pensare, al massimo ti rispondo, ma è difficile perché principalmente amo tanti film, tante saghe, anche film singoli, però principalmente fantascientifici, non so, la saga di Star Wars, di Ritorno al Futuro, sono delle leggende, delle cose che io amo guardare e riguardare tante volte, ma anche film anni 90 di Stallone, di Schwarzenegger, o per esempio anche tanti film storici singoli, quindi è difficile darti una risposta, è una domanda veramente da $1,000,000. Poi saluto infine Mi109K, che anche lui mi dice che non ha la possibilità di accedere all'actual gen, quindi a PS4, e Destiny 2 però appunto sarà disponibile, come dicevo prima, anche su PC, e visto che bene o male un PC magari ce l'abbiamo tutti, dici anche te magari potrai giocarlo su quella piattaforma. Ti saluto molto volentieri e ovviamente sì, dai, magari su PC comunque potrai continuare a giocarlo. Facci sapere, comunque noi, insomma, tempo permettendo, possibilità permettendo e tutto permettendo, io volentieri spero di essere ancora qui. Bene, direi ragazzi che abbiamo detto tutto, è stato tutto molto bello, vi raccomando, vi ricordo oggi la live di Prey, della demo di Prey. Siateci e supportate, mi raccomando, sapete cosa dovete fare. Detto questo, come sempre, io vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani! E John Cena, vi piace un sacco, guardalo! John Cena, stregone John Cena con le orecchie. Ciao!